la giornata di sole a Milano, 28 marzo del 1965, tantissimo fermento, una città bloccata perché c'è il derby. Biglietti alla mano, prego, ognuno il proprio. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati. San Siro tutto esaurito, il Milan ha più 3, l'Inter deve vincere per tornare sotto e provare a strappare lo scudetto ai rossoneri. Prova subito a lanciarsi in avanti e passa in vantaggio. Quinto minuto, gol di Jair. Non si è fermato mai un momento. La notte insegue sempre il giorno. Ed il giorno verrà. Attacca ancora l'Inter. Cross di Suarez. Sponda di Mario Corso per Domenghini, che incrocia al volo e porta in vantaggio l'Inter. Sono passati solo 5 minuti al vantaggio dell'Inter. Milan sotto shock, attacco nei nerazzurri con Bedin a centro area. Corso si gira, gol del numero 11, 3-1. Infinita, di nuovo l'Inter in avanti con Mazzola, la sterzata, salta Maldini, Mazzola, gol bellissimo, 4-2. Ancora avanza Suarez dentro per Mazzola che gira tutto solo, game over, 5-2.